sarà quello della lotta alla corruzione. Qual è la vostra ricetta per combatterla in pratica? In pratica bisogna reintrodurre la legalità e il controllo all'interno di tutte le procedure, di tutte le fasi delle procedure. Quello che abbiamo rilevato anche con il dottor Cantone quando siamo andati a parlare con lui è proprio il fatto che veniva sistematicamente violata la procedura, violata la norma, perché esiste, c'era il codice degli appalti, adesso il Parlamento ne sta varando uno nuovo, ma comunque le norme esistono, il punto è applicarle. Anche il fatto di approvare i bilanci sempre oltre la scadenza di legge non consentiva una buona programmazione, quindi non consentiva di procedere mediante bandi, si procedeva sempre mediante proroghe o affidamenti diretti. È stata proprio tutta una catena deliberatamente creata apposta per gestire le cose con le urgenze e in modo, diciamo, non conforme alla legge. I grandi affari, certo, e agevolando poche persone, sempre le stesse.